Nel prossimo spettacolo ho deciso di fare politica anch'io, senza candidarmi, senza dare nell'occhio, di nascosto. L'ho fatto per tanti anni nei teatri. Ora voglio abbinare i teatri e la rete, cioè internet, per fare politica senza intermediari, senza politici. Quelli non servono più, sono obsoleti, superflui, cadaveri ambulanti. Non rappresentano più nessuno, nemmeno se stessi. Lancio un movimento politico che, tanto per cominciare, punta a smuovere 1 milione di persone, a tirare fuori il furore che c'è in loro. Lo chiameremo A Furor di Popolo. Da Woodstock 1969 a Cesena 2010, anche a costo di cadere nel ridicolo confondendo lo stato di New York con la provincia romagnola pur di inseguire lo stesso sogno rivoluzionario, il sogno di chi vuole cancellare un presente sconfortante per immaginare un mondo nuovo. Siamo vivi per anche fare un sogno, perché è Woodstock, appunto, che è un sogno. Cosa ci costa fare un sogno? In fondo, se non sogniamo, io vi faccio una domanda: che cosa abbiamo da perdere? Io voglio cambiarlo insieme a voi questo mondo, e oggi mettiamo la prima pietra per cambiare un sistema che non ci piace più. Essere qui, nonostante magari quando siamo partiti c'era un nubifragio che a momenti ci faceva rinunciare, eppure siamo ancora qua. Cioè, come spiegarlo? È una sensazione, è qualcosa che non puoi perdere, quindi ci devi essere. Questo è lo spirito di Woodstock. Diciamo che cerca di darci un futuro in confronto all'altra gente che sta al Parlamento, che invece non ha nessun interesse, diciamo, del fare il bene dei noi giovani. Io ho firmato per il Movimento 5 Stelle, sono andato a votare per un sindaco moglianese 5 Stelle, però purtroppo ancora non ce la si fa, però secondo me andando avanti si può spaccare tutto. Dovremmo darci una mossa, secondo me, dovremmo pensare tutti assieme di fare qualcosa di rivoluzionario. Ormai secondo me non bisognerebbe più ascoltare nessuno e pensare da popolo, pensare di essere tutti uniti. Sono qui perché mi interessa questo popolo, perché sembra che sia l'unico popolo che possa portarci, spero, una buona direzione, visto che non siamo messi molto bene nella nostra Italia. Speriamo che, magari ridendo anche, perché abbiamo Grillo che... Bisogna prima che la gente, purtroppo io non sono tanto fiducioso, che la gente capisca che fino adesso siamo sempre stati solo presi in giro. Una volta che la gente capirà questo, ci sarà lo spazio per iniziare ad agire, perché se la gente continua ad andare avanti a dire sì, Berlusconi è l'uomo del fare, PDL è l'uomo del fare, il PD farà questo, il PD farà quell'altro, vuol dire che allora non ci siamo. Finché non andranno via questi, secondo me non si potrà fare niente. E cos'è che ti interessa delle idee di Grillo, delle sue idee politiche? Mi piace la sua obiettività, perché comunque è una persona che non è influenzato dai mass media e tutto, mi sa che è anche arrivato, sì. Faremmo rivivere delle belle cose, dei bei sentimenti, questo è almeno l'intento di questa manifestazione. E in concreto che proposta verrà da qui? Ma ne verranno tantissime, ci sono 2 giorni di proposte, poi parliamo, vedi, io vado un po' là
vediamo un po', tutti parleranno tra tutti, poi gli specialisti, ma il nostro programma, il portale del movimento, guarda che noi siamo veramente qualcosa di diverso, siamo i pazzi della democrazia, siamo i pazzi, abbiamo il diritto anche di sognare un po', perché ce lo meritiamo, e tanto che cosa abbiamo da perdere? Ci abbiamo più niente da perdere, quindi tanto vale che ognuno faccia la propria parte. Può esistere senza di te il movimento? Ma esiste già, vai a vedere i progetti, siamo tutti qua, sono tutti leader di se stessi, se tu realizzi un tuo sogno, lo rendi reale, sei già un leader di te stesso. Chi non conosce Beppe Grillo? Una battuta contro i socialisti nel 1986 gli costa l'esilio dalla RAI. A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha chiamato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti, ma allora se sono tutti socialisti a chi rubano? L'episodio che sembra portare alla fine della carriera in realtà è un trampolino di lancio verso la notorietà planetaria. Gli anni 90 trascorrono all'insegna dei recita la forte vocazione ambientalista e di denuncia contro il malcostume dei politici. Teatri e palasport si riempiono di gente. Grillo si documenta, i suoi monologhi si concentrano sempre più sulla insostenibilità del modello economico attuale. In alcuni casi persino le procure si interessano ai temi sollevati nei suoi spettacoli, che sono di fatto inchieste giornalistiche come nel caso del crack Parmalat. Mi sono venuti a prendere a Genova 2 tenenti colonnello della finanza, in divisa col furgone a casa mia alle 9, che il mio vicino, come li ha visti, ha detto: lo sapevo io. Una figura. E mi hanno portato a Piacenza a testimoniare, come persona informata sui fatti io. E ho detto: scusi tenente, devo prendermi una valigetta, se no che figura faccio a fare il testimone senza una valigetta? Mi inquadra qualche TG, non c'ho niente in mano, faccio la figura di merda. Ho preso una valigetta, poi non sapevo cosa metterci dentro. Allora avevo dei vecchi testi della Telecom e della Fininvest, gliel'ho dati, ho detto: così vi portate un po' avanti col lavoro. Quella del comico genovese comincia ad assumere le caratteristiche di una crociata contro una politica che non rappresenta più i cittadini e contro un'economia votata al turbocapitalismo che provoca default di intere nazioni, distrugge l'ambiente e priva il mondo di un futuro sostenibile. Tutto questo nel 2007 converge verso il celeberrimo V-Day, un vaffanculo al sistema gridato dalle piazze d'Italia. Vaffanculo! Il 4 ottobre 2009 Grillo promuove la nascita del Movimento 5 Stelle. Inizia l'epoca del progetto politico per un mondo nuovo, che mette al centro l'ambiente, i trasporti, la connettività, lo sviluppo e l'acqua, una risorsa universale che non dovrà mai essere privatizzata. Strumento unico e assoluto della comunicazione di Grillo è il suo blog, stabilmente nella top 10 dei più visitati al mondo. Lì nascono le liste civiche del Movimento per le elezioni amministrative. Lì nasceranno le liste per le elezioni politiche nazionali. Ed è sempre da lì che lui declina la sua visione del mondo. Ma il blog non è solo una parte della comunicazione di Grillo, è l'essenza stessa della sua azione politica. È infatti attraverso un modello di democrazia diretta, che secondo lui internet potrebbe garantire, che si fonda la sua utopia. Quella di un mondo dove la mediazione della politica scompare e ogni singola persona partecipa direttamente, attraverso un click del mouse, alle decisioni collettive. Ma non è solo farina del suo sacco. La gestione del blog, che come detto è l'essenza del grillismo, è affidata a Casaleggio Associati. Una società, la Casaleggio, che pare avere le idee chiare sul futuro che ci aspetta. Idee che sintetizza in un video presente sulla home page del loro sito. Gaia e New World.
Gaia. A new world order is born today, the 14th August 2054. Racial conflicts, ideological conflicts, religious conflicts, territorial conflicts belong to the past. 2018. The world is divided into two main areas. The West, with direct democracy and free access to internet. China, Russia, and the Middle East, with Orwellian dictatorship and controlled access to the internet. 2020. Beginning of the Third World War that lasts 20 years. Destruction of the symbols of the West. St. Peter's Square, Notre Dame de Reims, Sagrada Familia. Use of bacteriological weapons. Acceleration of climate change and rising of the seas of 12 meters. Starvation. End of the fossil fuel era. Reduction of the world population to 1 billion people. 2040. The West wins. Net democracies triumph. 2043. Grassroots movements emerge all over the world to manage local problems related to energy, food, environment, health. The planet is split into thousands of communities linked by the net. 2047. Everyone has his identity in a world social network created by Google called Earthlink. To be, you must be in Earthlink, or be not. 2054. First world elections on the net. A world government called Gaia is elected. Secret organizations are banned. Every human can become president and control the actions of the government through the net. In Gaia, parties, politics, ideologies, religions disappear. Man is the only owner of his destiny. Collective knowledge is the new politics. Il popolo del futuro, insomma, compreso quello della Due Giorni di Cesena, sarà quello che si è liberato di tutto ciò che è vecchio e non controllabile dai cittadini stessi e che riuscirà a garantire la democrazia diretta per il governo mondiale, tutto grazie a Internet. I due giorni della Woodstock 5 Stelle, quindi, sembrano vere e proprie prove tecniche di futuro. Anche se è giusto segnalare la questione, fare dietrologia sul peso di Casaleggio nel successo di Grillo e il suo movimento porterebbe completamente fuori pista. I risultati del Movimento 5 Stelle si fondano, oltre che sulla credibilità di un leader che giura di non voler essere tale, anche sugli obiettivi di un programma di 11 pagine scaricabili da internet. Un programma semplice e chiaro, che contiene proposte indubbiamente innovative rispetto a un paese che, ad esempio, vanta insieme a Bulgaria e Romania il discutibile primato di avere la più bassa diffusione del wireless in Europa. Un gap digitale che nel nuovo millennio intacca il cuore stesso di una democrazia. A Cesena, poi, i grillini hanno dato prova di un ambientalismo non di facciata, mettendo in piedi un'organizzazione in grado di recuperare e riciclare i rifiuti prodotti da decine di migliaia di persone presenti all'evento. Segnali che contano e come. Ma soprattutto, il comico genovese e i suoi proliferano nel vuoto e nella confusione altrui. L'area politica di riferimento per la maggior parte dei grillini è la sinistra, anche se tutti, Grillo in testa, giurano di voler andare oltre certi schematismi. Ma il partito che dovrebbe raccogliere le istanze progressiste del paese, cioè il PD, non riesce più, secondo gli aderenti al movimento, a offrire una rappresentazione credibile di sé, finendo per ridursi a semplice puntello di un vecchio ordine fondato su partiti autoreferenziali guidati da leader vecchi, su un modello economico fortemente diseguale, su uno sfruttamento miope e indiscriminato dell'ambiente nel nome dell'interesse di pochi. A quest'ordine Grillo e i suoi vogliono inferire un colpo mortale. Fare completamente un cambiamento dal punto di vista di eleggere persone nuove, non quei soliti anziani che alla fine siamo sempre lì che balliamo con la nostra nonna. Sono ormai troppo marci, diciamo così.
non c'è più neanche l'interesse, sono entrati anche loro in un circolo vizioso che non hanno neanche più l'interesse di portare avanti quelli che sono i veri valori dell'Italia. Il PD si riconosce come tutti gli altri partiti, oramai cioè, per noi fanno tutti parte dello stesso pasto, dello stesso brodo. Ormai la sinistra io non so più cosa sia, io credo che lui sia riuscito perché ha una certa credibilità ancora, gli altri forse non ce l'hanno più, almeno da parte mia non ce l'ha più nessuno. Vediamoci noi faccia a faccia e vediamo cosa possiamo fare, parliamoci e andiamo avanti. Questo Rifondazione è mancato, quello che c'era negli anni 70 diciamo, e adesso non c'è più. E nel PD? Il PD è una contraddizione vivente, cioè non esiste proprio parole per scusare il PD, non sono coerenti e non vogliono cacciare Berlusconi, quindi non mi interessa proprio. Ecco, Beppe Grillo, che cosa può insegnare al Partito Democratico e che cosa il Partito Democratico può imparare, se lo può imparare? Ecco, proprio questo è il punto. Secondo me non può insegnare nulla al Partito Democratico perché non è gente recettiva da questo punto di vista. E ci vuole proprio un cambiamento generazionale forse, sì. Diciamo che con questa legge vaccata io mi sono astenuto per diversi anni. Io di centro-sinistra, per cui diciamo Ulivo, poi PD, però sinceramente se ti devo dire che andavo a votare una persona che mi convincesse, purtroppo non è mai stato così, per cui forse era un votare meno peggio da un certo punto di vista, mentre adesso alle ultime regionali è stata la prima volta che mi sono sentito di votare per qualcosa, per qualcuno. Quindi il PD è proprio un'esperienza passata, non c'è possibilità di recupero? Per quanto mi riguarda no. Dicono tutti la stessa cosa e cercano di difendere solo il proprio orticello, ma fondamentalmente di politico e di res pubblica non dicono assolutamente niente per il bene del popolo. Come si diceva una volta, questa parola ormai non si usa più perché è disueta. Allora, il Partito Democratico ormai, non lo so, non fa niente, non dice una cosa di sinistra, come direbbe Moretti, e praticamente penso che sia uno dei responsabili perché non vanno avanti le cose. Manca rinnovamento, manca la forza di mettersi in discussione sempre con persone giovani e nuove che portino nuove idee, manca questo, cioè vedo sempre le solite facce praticamente. Credo che la politica un po' in tutto il mondo faccia schifo, ovviamente senza riferimento nazionale, perché da noi purtroppo solo una banda di criminali, io penso. E penso che in questo movimento si nasconda ciò di cui l'Italia ha bisogno. Sono artisti che hanno scelto, perché venire qua non è semplice per un artista. Capisco quelli che sono venuti e capisco soprattutto quelli che non sono venuti. Significato di spazio libero, tanto per cominciare, non controllato da situazioni discografiche varie o chissà che cosa. Non c'è molta gente che è disillusa, quindi questa non è una manifestazione politica tendente da una parte o dall'altra, è una manifestazione che forse raggruppa una serie di persone che sono un po' disilluse rispetto alla politica. La politica è l'arte di gestire, di governare, di coordinare una società, e quando la politica si trasforma in arte dell'inganno non è più politica, capito? È un'altra cosa. Per cui ben venga la politica fatta con coscienza e con creatività e con spirito artistico. Sono qui perché? Perché finalmente c'è uno spazio libero,
come dire, nato nell'unico spazio libero, come dire, mediatico che abbiamo ancora, che ci è rimasto, che è internet, che è la rete. Come dire, siamo tutti cittadini, dobbiamo prenderci delle responsabilità, quindi seguire in prima persona, cioè cittadinanza attiva, per partecipare alla vita sociale, pubblica, interessarsi, non delegare più a dei personaggi che francamente, come hanno dimostrato in questi ultimi 20 anni, ti dicono soltanto due, quelle quattro frasi di circostanza e poi fanno tutt'altro. Senti, cos'è che oggi quindi ti delude del PD, per cui non ti senti più rappresentato o non a sufficienza, per cui ti interessa un movimento come quello di Grillo? È l'idea che comunque, per quanto si sforzino di non far passare, è che comunque ci siano sempre scelte calate dall'alto, ci siano sempre dei salotti a cui far riferimento, ci siano sempre delle decisioni che non si capisce bene dove vengono prese. E poi, insomma, la non compattezza. Io le ultime elezioni, sai cosa ho votato? Non scheda bianca, proprio io mi divertivo a scrivere delle frasi. Infatti il mio seggio, quando mi vedono, sono che dopo si divertono perché scrivo delle frasette, faccio disegnini. Non, sono, credo, almeno 15 anni che non voto un partito. Ma sono venuto qui per partecipare a questa grande festa e per cercare di dare un segno anche, diciamo, a chi ci sta guardando, a chi non ci sta guardando sicuramente, ma che ci dovrebbe guardare. Spiegami questa cosa. Ma era per dare un segno ai politici, a una serie di situazioni che in questa nazione non vanno, per cercare di cambiare un po' le cose, si cercava di dare la propria presenza, via. Ecco, però questo lo dite in molti, ma mi fai un esempio concreto, cioè perché i partiti tradizionali non vi rappresentano più, cioè in che modo invece Grillo riesce a farlo? Ma adesso io, a me Grillo non è che mi rappresenta, perché Grillo non è il mio idolo, non è una persona che espone delle idee alle quali a me piacciono, alle quali queste idee mi piacciono, e i partiti non ci rappresentano più perché sono tutta immondizia, è tutta corruzione, è tutta collusione con mafia, camorra, lo Stato che ordina le stragi alla mafia, cioè questa è l'Italia, capito? Quindi di essere rappresentato da questa gente un po', io ad esempio, vabbè, ho fatto qualche viaggio all'estero, mi capita spesso di conoscere ragazzi, soprattutto europei o nord europei, che come li conosci in Thailandia, sono stato in questi posti, ti guardano, sei italiano? Sì, allora ti guardano subito e dicono, ma come siete messi in Italia? Tu gli dici, è l'Italia. Allora, io ho dato una chance, se possiamo dire, al Partito Democratico, mi sono impegnato, diciamo, alla nascita del partito, e dopodiché sono uscito perché ho visto che c'era tante cose da cambiare e non c'erano i presupposti per farlo. Senti, cos'è che non ti va del PD e che invece trovi in Grillo? Ma nel PD la confusione che c'è ancora tra, insomma, la Margherita DS e la classe politica vecchia, che comunque non ha intenzione di cambiare, di lasciare spazio ai giovani. Di Beppe Grillo è tutto da vedere ancora cosa si riesce a fare, comunque diciamo che al momento in Italia è l'unica alternativa che dà un senso di, forse, di speranza e di libertà. Cioè, qui la maggior parte siamo giovani e ci siamo resi conto che questi politici non ci avvantaggiano a noi, non ci danno niente, siamo la maggior parte tutti disoccupati. Precari, disoccupati, cioè non lavorano per noi, lavorano forse per i loro interessi, per le loro cose. I signori non possono prendere 500.000 euro di liquidazione. Allora, quando un dirigente regionale o un assessore regionale arriva a prendere 15.000 euro di pensione e 500.000 euro di liquidazione, bisogna passare ai fatti, cioè questi non devono prendere questi soldi. Ma che cosa vuol dire passare ai fatti, questi non devono prendere questi soldi? Cosa fate? Li legate? No. Diciamo, i nuovi politici, se riusciamo a portarli, prenderanno una paga massimo 2-3 volte superiore a quella di un operaio. Perché in Italia con 5.000 euro di busta paga è già una bella vita. Con 1.000 euro di busta paga si può anche sopravvivere. Per chi non prende 1.000 euro di busta paga va in prigione perché va a rubare. Secondo te il PD o il PDL potrebbero mai conquistare il tuo voto?
Il PD l'ha conquistato in passato, non lo potrà conquistare più perché, tra le, perché diciamo che si sono sporcati tantissimo, perché il PD mi puzza tanto di vecchia Democrazia Cristiana, perché il PD, che dovrebbe essere un movimento almeno per me laico, non lo è assolutamente, e quindi ha troppi interessi in pentola. Il PDL assolutamente mai lo voterei, quindi. Secondo te cosa ha di diverso il movimento di Grillo da altri movimenti o altri partiti? Che ci sono tanti giovani e che non ho visto in politica, sinceramente, perché i giovani erano disaffezionati. Siccome penso che il partito dei non votanti sia comunque una grande fetta, soprattutto sono i giovani che non amano più la politica, hanno pure ragione. Io non sono più tanto giovane, ma insomma sto con tanti ragazzi più giovani di me, e penso che questo sia quello che spingerà molto questa cosa. Diciamo che non c'è nessuno in questo momento che potrebbe governare in modo decente. Grillo rappresenta la vittoria dell'antipolitica? Fermarsi alla superficie non aiuterebbe a capire. Quella del Movimento 5 Stelle è una protesta sulla quale fiorisce una proposta politica che anche a livello di linguaggio si propone di modificare radicalmente il panorama italiano. Nel paese degli azzeccagarbugli, come scrive Grillo sul suo blog, la semplicità è rivoluzionaria. Il Movimento 5 Stelle, spiega il comico genovese, è formato da gente semplice che fa domande semplici e fornisce risposte semplici. Semplice, secondo Grillo, è dire qualcosa di buon senso, porre un problema, farlo capire, proporre una soluzione possibile qui e ora. Semplice è dire inceneritore, complicato chiamarlo termovalorizzatore. Semplice è dire acqua pubblica, complicato è chiamarla gestione privata dell'acqua pubblica per migliorare il servizio. Semplice, insiste, è un ospedale pubblico finanziato da soldi pubblici. Complicato, un ospedale privato di Don Verzè finanziato con soldi pubblici. Però devo chiarire una cosa, che il nostro socio di maggioranza è il Cristo Gesù. Semplice, conclude, fare proposte. Complicato, fare alleanze. Il minimo comune denominatore dei grillini, emerso dalla due giorni di Cesena, è quello dell'ambiente, la terra come simbolo di un futuro da rigenerare. Forse, ancora una volta, non un caso. In un paese dove i verdi, contrariamente al resto d'Europa, dove crescono incessantemente, sono scomparsi per autoimplosione e per l'incapacità di proporsi come movimento altro rispetto agli orizzonti di quella che per Grillo e i suoi resta una politica irriformabile e dunque solo da abbattere. Che è una fete in sia. Speriamo, speriamo, io la mia fiducia la do, poi vedremo. Voi? La parte nostra, ecco, sì. Ce la stiamo facendo. Sì. Secondo me, gli anni sono diversi, io ho fatto parco Lambro perché Woodstock avevo 15 anni, però ancora lunghi tempi, perché la gente, prima di tutto, a mio avviso, per mia esperienza dagli anni di piombo, eccetera, bisogna ritornare di più alla madre terra, occupare le ultime terre rimaste, perché questi ci stanno facendo mangiare cemento armato e sono tutti d'accordo con le multinazionali farmaceutiche, le più grosse ce l'ha il Vaticano. Io stavo in Afghanistan a 21 anni, quando c'erano i primi inizi di guerriglie per l'oppio, cari miei. Con gli hippie? Yes, I, perché sono andata in India in autostop dopo gli anni di piombo. Ho detto qua c'è qualcosa che non quadra, on the road again. Viva Bob Marley, liberare la madre terra, siamo stufi di mangiare OGM. Ganja libera, viva Bob Marley! E meno male che ho fumato i chillum con lui a Londra, 1980! Dappertutto ci sono cestini, raccolta differenziata, ci sensibilizziamo noi a separare la roba e quello che buttiamo, le cose a terra non le buttiamo, deve essere così. Certamente, secondo me è il punto principale di tutto il suo programma, diciamo, è quello che mi interessa più di tutti, ecco, perché noi lasceremo il nostro mondo a loro e quindi secondo me l'ambiente è la prima cosa da salvaguardare, poi ci dà la vita, diciamo. L'ambiente è una cosa importante, fondamentale per tutti noi, perché ci dobbiamo vivere e ci stiamo vivendo bene al momento, male per chi seguirà dopo di noi. Ambiente, acqua, rifiuti, è proprio su questi temi che anche quelli che potrebbero essere i nuovi leader del centro-sinistra sembrano deludere molti dei simpatizzanti di Grillo. Torino è una tra le città più inquinate d'Italia e oltre ad avere il debito maggiore. Mi sembra che ci sono 15.000 euro pro capita da cittadino. Quindi non dico che Chiamparino è il male peggiore, perché forse poteva esserci di peggio, però ci siamo stufati di votare il meno peggio.
No, assolutamente no, non si può essere vendoliani seguaci di Grillo, perché Vendola ha promesso di far l'acqua pubblica, ma il testo di legge che prevede la ripubblicizzazione dell'acquedotto dorme nei cassetti della regione da praticamente da dicembre scorso. E poi fa gli inceneritori, noi siamo contro gli inceneritori creano altri rifiuti da mettere in discariche per rifiuti speciali che sono la cenere, e poi tutto il resto ce lo respiriamo e sono diossine e nanopolveri. Vendola dice delle cose giuste, ma poi fa esattamente l'opposto, si accorda con Marcegaglia per fare gli inceneritori della Fiat e non ha fatto quello che aveva promesso proprio a noi, proprio al movimento di Beppe Grillo, al Movimento 5 Stelle, aveva promesso di ripubblicizzare l'acquedotto. Vendola sta facendo una lotta straordinaria, ma bisogna vedere se dice, non mi lasciano andare, capisci? Se lo lasciano andare a lei piacerebbe? Ma sì, perché uno che conosco anche bene poi lo dimostra quello che sta facendo nella sua regione, sta facendo delle cose straordinarie che non si realizzano altrove. Signori, Dario Fo! Per voi, all'improvviso, il titolo è "Ma che cazzo stiamo a fare qua?" Senta, lei che ha vissuto gli anni della contestazione, questo movimento rispetto ad allora può avere la stessa forza? È una cosa che dovrebbe far tremare i polsi a qualcuno, capire che cosa, come si può muovere la gente quando gli si propone qualcosa di chiaro, onesto e senza imbrogli sotto banco, chiaro. E sono ragazzi che si sono messi a disposizione senza pretendere niente in cambio. Non succede in nessun altro partito che ci sia una cosa. Sì, succedeva quando c'era il PC e io mi ricordo che c'era questo stesso clima di partecipazione, di entusiasmo, di svolgimento di un compito e di una ragione di essere. Io spero che rinascano, soprattutto la sinistra, che capisca che non si può andare avanti con questi giochi di conflitti ad effetto, no? Per cui sono contro di te, raccolgo le firme, poi mi vedo, poi ci mettiamo d'accordo, poi diciamo che parliamo, poi ricordo. Tutte queste cose qui sgomentano il pubblico, cioè non hanno davvero un programma proprio chiaro e netto. E ci sono, lo vedi insomma, se vai a parlare del problema per esempio delle centrali elettriche o delle centrali atomiche, e vedi che dentro il Partito Democratico c'è un casino, ci sono dei gruppi che sono d'accordo, quegli altri che sono contro, quegli altri che dice si può vedere, quegli altri aspettiamo ma non adesso, e rischiano proprio di saltare all'aria, proprio come composizione, come movimento politico su queste cose. È inutile che i partiti contrari pensino a fare un'azione propagandistica contro, perché si ammazzano fra di loro. Guarda, mi ha chiamato Bono degli U2 e mi ha detto: ma non ti sembra di esagerare?